Allora, buonasera a tutti, coloro che si sono collegati, anche a quelli che non si sono collegati, ma che si collegheranno forse dopo. E, io sono Massimo Livi Bacci, qui accanto a me c'è Giovanna Ciccatelli che prenderà per prima la parola. Io ho l'alto onore concessomi dal nostro vulcanico presidente professor Rogari di presentare questo incontro di oggi pomeriggio sul tema delle migrazioni. È una serie che ha inaugurato Sandro Rogari la scorsa settimana con una bella conferenza sul dibattito sulla migrazione nel nostro paese, che ha arricchito alla fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento il dibattito politico. Oggi parleremo di argomenti vari tra storia e presente. E quindi io vi ringrazio di esservi collegati, vi auguro buon ascolto e passo subito la parola a Giovanna Ciccatelli, che è vicino a me. Adesso però mi metto la mascherina perché ci avvicendiamo al microfono, e vi auguro a tutti un buon ascolto. E io sarò qui tra una ventina di minuti a prendere la parola e dire anch'io qualcosa oltre a quello che avrà detto Giovanna, che è tra l'altro autrice di un bellissimo libro che si chiama Atlante delle migrazioni, e forse penso che ci farà cenno ai contenuti che sono molto stimolanti e molto molto vari. Grazie, buonasera e a tra poco. Giovanna? Buonasera, e allora comincio. Il mio contributo alla lezione di oggi si baserà essenzialmente sul libro Atlante delle migrazioni, dall'origine dell'uomo alle nuove pandemie, di cui il professor Livi Bacci vi ha fatto vedere la copertina, pubblicato dalla casa editrice Clichy nell'autunno dell'anno scorso e al quale ho lavorato per quasi 2 anni con la mia collaborazione delle giovani colleghe Stefania Tirini e Stefania Tusini. Il testo coincide a grandi linee con i contenuti della breve storia delle migrazioni di Massimo Livi Bacci, pubblicato l'anno precedente dal Mulino con il titolo In cammino, e trova come quello una sintesi perfetta nel titolo della lezione di oggi, appunto Popoli e migrazioni fra passato e futuro. L'Atlante è un lungo racconto con molti allegati, una sitografia, un glossario degli acronimi e perfino una filmografia con qualche centinaio di titoli di film usciti in tutto il mondo fra il 1915 e il 2020. Pur nel suo svolgimento storico e geopolitico, il testo ha ovviamente un approccio sociologico e un filo conduttore che fa riferimento ai diritti umani universali su cui si basa la modernità, con i concetti di liberté, égalité e fraternité recepiti dalle costituzioni di tutti gli stati del mondo occidentale, proclamate dalle carte internazionali dei diritti universali, ma nei fatti continuamente contraddetti non solo dai comportamenti e dalle politiche nazionali e locali, ma perfino dalle specifiche normative che li consentono o addirittura le codificano, anche nell'Italia contemporanea. In questo senso, proprio le migrazioni,
e le loro conseguenze sulle singole persone che le mettono in atto, rivendicando il fondamentale diritto alla mobilità, che oltre a essere universalmente riconosciuto è anche una specifica prerogativa dell'essere umano fin dalle sue origini, sono una specie di cartina di tornasole della coerenza di quei proclami e di quelle norme. Infatti, la scelta di immigrare è, come la definisce il sociologo algerino Abdelmalek Sayad nel suo libro più famoso La doppia assenza, un fatto sociale totale. E appunto una doppia assenza, sia sul piano individuale che collettivo, perché chi lascia il proprio paese per cercare altrove una vita migliore prima di diventare un immigrato è un emigrante, cioè un testimone vivente e incolpevole delle relazioni storiche, economiche, politiche e culturali fra il mondo che lascia e in cui non vede più un futuro e quello verso cui si dirige per cercare di averne uno possibilmente migliore, magari mettendo a rischio anche la propria vita, con il frequente risultato di diventare invisibile e nei fatti assente sia nel paese di provenienza che in quello di arrivo, oltre a sentire di non appartenere più né all'uno né all'altro. E tuttavia ogni migrante rivendica inconsapevolmente con la sua scelta così sofferta un processo di emancipazione personale e di massa da quelle logiche e relazioni storiche, mettendo allo stesso tempo in crisi le logiche di un assetto nazionale, europeo e mondiale che pretende di imporre il riconoscimento dell'uguaglianza e l'assoluta libertà di movimento ai propri cittadini, mentre nega ogni spazio di cambiamento a tutti gli altri. Così anche per capire il presente delle migrazioni entrate e uscite sulla società italiana e immaginarne il futuro, diventa necessario ricostruirne pazientemente il passato, ma anche alzare lo sguardo dallo spazio limitato dei nostri confini per estenderlo al resto del mondo e alle sorti dell'intero pianeta. Nel contesto e nel breve tempo di questa lezione vorrei tratteggiare a grande linea la vicenda millenaria degli spostamenti in diversi spazi del nostro piccolo pianeta a partire dall'origine dell'uomo e dei piccoli gruppi di ominidi neri che provenivano, secondo le ricerche paleontologiche anche più recenti, da un'area specifica a nord-est del continente africano e hanno prima popolato gran parte di quel territorio e poi evolvendosi si sono spostati verso spazi più lontani del continente asiatico, poi europeo e infine americano e australiano. Poi, per finire, negli ultimi secoli e ancor più nei due più recenti, con il saturare completamente quegli spazi, rendendo sempre più difficile, conflittuale e pieno di ostacoli, l'esercizio di quel diritto e di quell'attitudine alla mobilità profondamente radicati nel genere umano. Per finire vorrei tratteggiare la situazione attuale delle presenze di immigrati nel nostro paese
e infine delineare gli elementi per immaginare un prossimo più lontano futuro. Dunque, nella prima millenaria fase del cammino dell'uomo sulla Terra, ferma restando l'uguaglianza genetica originaria della parte dominante del DNA, fatto che chiude ogni discussione sull'esistenza delle razze, si sono verificate nei popoli in movimento successive differenziazioni biologiche e somatiche causate dalle diversità climatiche e alimentari e dalle mescolanze fra diversi ceppi che via via si erano distribuiti nei continenti, ad esempio fra Sapiens e Neanderthal. Così con il procedere di decine di secoli si andavano accentuando quelle diversità di aspetto, di linguaggio, di costumi e abitudini di vita, pur nell'identica origine, che sono sintetizzati nel titolo di una bella e famosa mostra francese su questi temi che negli anni 90 ha fatto il giro del mondo. Tutti parenti, tutti differenti. Nel passaggio fra la preistoria e la storia del mondo sono poi cominciate altre sovrapposizioni di conquista e di invasione di territori, a partire soprattutto dall'Europa, dove i popoli organizzativamente e militarmente più forti si sono spartiti la maggior parte delle terre del continente e poi dell'Asia e del nord dell'Africa. È quella che possiamo considerare la prima delle tre ondate delle migrazioni nel mondo, spesso in nome della civiltà e della fede, a giustificare le vere motivazioni economiche di potere, e nella quale possiamo far rientrare anche il fenomeno controverso delle crociate. Dopo la scoperta del nuovo continente americano, all'inizio del XVI secolo, questa ondata si è spostata sulla rotta oceanica, prima con la conquista dell'America meridionale da parte spagnoli e portoghesi e poi delle coste orientali dell'America del Nord da parte di anglosassoni, tedeschi, francesi e altri popoli dell'Europa settentrionale. In seguito, con la decimazione dei popoli nativi schiavizzati nei campi di lavoro, sono arrivate a sostituirle a popolare il nuovo mondo le frange più povere degli stati meridionali dell'Europa, della Gran Bretagna e dell'Irlanda, in cerca di un futuro migliore, integrati infine dalle migrazioni forzate della rotta degli schiavi dalle coste occidentali del continente africano, trasportati nel nuovo mondo come merce ammassata nelle stive delle navi negriere spagnole, inglesi e portoghesi. Nei primi tre secoli, fino alla fine del Settecento, questa ondata più ampia ha interessato milioni di persone, 1,2 milioni dalla Spagna, 1 dal Portogallo e più tardi quasi 1,5 milioni dalle isole britanniche, mentre più di 1 milione sono stati anche gli africani costretti a emigrare e ridotti in schiavitù. Per giustificare questi abusi venivano intanto elaborate teorie pseudoscientifiche che tendevano ad avallare una gerarchizzazione degli esseri umani in base al colore della pelle e alla provenienza geografica. Era il clima culturale ideale e perfetto per dare una base razionale di civilizzazione bianca e cristiana anche a successivi movimenti coloniali, prima verso l'Asia con l'esclusione della Cina e poi verso l'Australia e l'Africa,
fino alla conferenza di Berlino del 1884, quando le potenze europee codificarono la spartizione fra di loro della maggioranza dei territori del mondo, dove già l'Inghilterra aveva la maggior parte del potere di dominio, e che fu completata con la divisione dell'Africa fra Germania, Francia e soprattutto Belgio, che prese possesso dell'immenso territorio del Congo come una proprietà privata di Re Leopoldo e vi perpetrò un sfruttamento ostinato delle risorse e un vero e proprio genocidio delle popolazioni locali. I crimini, i veri e propri crimini contro l'umanità commessi dal colonialismo e milioni di vittime conseguenti, almeno qualche decina secondo un'ipotesi prudente, di cui si macchiò l'intera Europa, cancellando perfino la storia millenaria, la profonda cultura e la varietà linguistica dei popoli dominati, sono molto superiori a quelli successivi del nazismo e del comunismo sovietico, ma molto meno noti ed esecrati come crimini del capitalismo. L'Italia ebbe solo molto più tardi, durante il regime fascista, il suo piccolo e precario impero coloniale, ma anche questo comportò l'uscita verso la Libia, l'Etiopia e la Somalia di 1 milione circa di persone, che andarono a sommarsi agli altri milioni di italiani già emigrati verso il nuovo mondo all'inizio del secolo, con una forte diminuzione demografica del paese compensata dai vantaggi economici delle rimesse di valuta pregiata, come già aveva spiegato il professor Rogari. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la devastazione bellica dei paesi europei, ha inizio il processo di decolonizzazione che determina una seconda breve e meno intensa ondata di immigrazione di ritorno nel senso inverso. Ad esempio, dopo la fine della guerra di Algeria nel 1962, tornarono in Francia più di 1 milione di persone e quasi altrettanta dalla Libia e dal Corno d'Africa verso l'Italia. Ma comincia anche una fase diversa del dominio occidentale sul resto del mondo, quella che è stata definita neocolonialismo e che ha consentito la continuazione delle risorse dei paesi cosiddetti sottosviluppati da parte di quelli sviluppati in un contesto apparentemente democratico. Proprio i concetti di sviluppo e di sottosviluppo elaborati negli anni 50 hanno innescato infatti un'organizzazione globale della crescita che, oltre a determinare nuove emarginazioni e massicci sfruttamenti e un enorme aumento delle disuguaglianze, hanno provocato anche guerre locali e processi di appropriazione delle fonti energetiche e delle materie prime più preziose, e poi la progressiva influenza di questi fenomeni sul cambiamento climatico. Ad esempio, l'enorme crescita del trasporto aereo, che è diventata esponenziale negli ultimi decenni, ha determinato un progressivo aumento del riscaldamento atmosferico in tutto il pianeta, mentre l'80% circa della popolazione mondiale non è mai salita su un aeroplano. La forbice delle disuguaglianze fra pochi hanno tutto, almeno molto più del necessario, e moltissime che hanno niente o poco più di niente, ha continuato ad allargarsi, basata sulla separazione fra vincenti e perdenti
fra dotati e falliti. Secondo le stime dell'ONU e della FAO, nel 2006 quasi 3 miliardi di persone del mondo avevano a disposizione poco più di $2 al giorno per sopravvivere e quasi 1,5 miliardi meno di $1, cioè quasi 2/3 della popolazione globale. Mentre 10 anni dopo, le 62 persone più ricche del pianeta, praticamente passeggeri di un grosso autobus, possedevano la stessa ricchezza netta di quasi metà dell'umanità. Per non parlare della diffusione crescente delle malattie nelle popolazioni più povere, per malnutrizione e mancanza di accesso all'acqua potabile, che causano la morte di 500.000 di individui alla settimana, la maggior parte dei quali sono bambini sotto i 5 anni. Comincia così a verificarsi la terza massiccia ondata di migrazioni dal mondo sottosviluppato, conta 3/4 degli abitanti della Terra, in fuga dalla povertà, dalla guerra e dalle carestie, verso quello sviluppato che si attrezza progressivamente per mettergli un freno. Questa ondata alla quale stiamo assistendo e che ha finito per demonizzare lo stesso concetto di immigrazione e di diritto alla mobilità è certamente la più critica e conflittuale e ha determinato una serie di norme restrittive e di processi di esternalizzazione dei confini europei affidati ad esempio alla sorveglianza della Libia e della Turchia, in contraddizione con i principi giuridici internazionalmente sottoscritti e i diritti umani fondamentali che obbligano al salvataggio dei profughi in mare, al loro sbarco in un porto sicuro e alla protezione dei profughi e dei rifugiati, soprattutto se minori, mentre le cifre dimostrano la quantità di vittime enorme e probabilmente sottostimata, soprattutto dopo la criminalizzazione delle ONG presenti nel Mediterraneo. Oltretutto, il fenomeno è stato percepito anche in Europa e in Italia in maniera ampiamente distorta, come un'invasione focale, mentre i dati dimostrano che la maggior quantità dell'immigrazione sono interne agli stessi continenti, spesso nei paesi confinanti, in campi profughi provvisori che tendono a diventare definitivi, con un rapporto numerico da 1 a 10. Solo il 10% di questa nuova ondata si dirige infatti verso i confini europei. Diverso è il discorso dei cosiddetti migranti economici, cioè delle persone che si spostano per trovare un lavoro e un reddito migliore e che sono quantitativamente ancora la maggior parte. Nonostante il bisogno di manodopera disposta ad accettare il lavoro in meno retribuiti appetibili in molti settori essenziali dell'economia e della società, come l'agricoltura, l'edilizia e i servizi domestici, e la crescente necessità di popolazione giovane per sopperire all'invecchiamento progressivo di quella nazionale, solo in misura molto esigua esistono canali regolari di immigrazione e di ingresso nel lavoro, mentre ancora moltissimi sono gli irregolari più o meno stagionali che alimentano il lavoro nero, lo sfruttamento indiscriminato e la stessa percezione negativa del fenomeno. Senza contare il problema del tutto nuovo della fuga di giovani generazioni italiane
spesso dotati di titoli superiori, verso altri paesi più accoglienti, in parte riequilibrando lo stesso rapporto fra entrate e uscite. La percezione distorta della cosiddetta invasione è presente soprattutto in Italia, mentre i dati ci dicono cose molto diverse. Attualmente, secondo l'ultimo rapporto Istat, gli stranieri regolari residenti in Italia sono 5.260.000, pari all'8,7% della popolazione, ma il 50,2% proviene dall'Europa, con un 39% da quella comunitaria. Il 21,7% proviene dall'Africa, prevalentemente da quella del nord, il 20,8% dall'Asia, prevalentemente dalla Cina, e il 7,2% dall'America Latina, in prevalenza dal Perù. 900.000 circa sono infine minori nati qui o arrivati nei primi anni di vita. Che aspettano decisioni politiche sul loro diritto alla cittadinanza. La piramide dell'età è poi praticamente rovesciata rispetto a quella italiana, visto che circa il 60% degli immigrati ha meno di 40 anni. Infine, nonostante la percezione corrente, il 52% sono donne. Quindi l'immigrazione effettiva ha un profilo completamente diverso da quello percepito. È bianca, prevalentemente, europea, femminile e cristiana. Notizie meno precise si hanno relativamente all'immigrazione irregolare, che si stima intorno al 500.000 di persone, che tendono però ad aumentare per i colpi inferti al cosiddetto sistema di accoglienza dai recenti governi, con i decreti sicurezza non ancora del tutto aboliti. Per quanto riguarda il futuro, e sto finendo, a parte questa sorta di drammatica pausa determinata dalla pandemia, è da prevedere che se il fenomeno non sarà affrontato politicamente in modo più consapevole e condiviso tra le diverse nazioni del mondo, le condizioni della sua valutazione e incidenza potranno solo peggiorare. Ipotesi forse troppo apocalittiche prevedono infatti che, continuando questo trend del cambiamento climatico e ambientale, nei prossimi decenni dovremo affrontare il fenomeno della fuga degli ecoprofughi, così sono stati definiti, dai territori devastati, nella misura di centinaia di milioni di persone. Forse uno spiraglio di speranza potrebbe venire dalla considerazione, presa d'atto e applicazione, del Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato dalle Nazioni Unite e sottoscritto nel dicembre del 2018 nella conferenza di Marrakech, da 164 paesi, con esclusione di 14, fra cui Stati Uniti e Italia. L'accordo, che non ha un valore giuridico vincolante, è il primo che cerca di affrontare con un approccio inclusivo un problema che riguarda ormai 280 milioni di persone, pari al 3,8% della popolazione mondiale, perché, come si legge nel preambolo ai 23 articoli, nessuno Stato è in grado di affrontare da solo le sfide e le opportunità di questo fenomeno globale. Il patto prevede nei diversi punti
interventi coordinati e innovativi per migliorare la conoscenza e l'informazione del fenomeno, affrontare con dati reali condivisi politiche non discriminatorie, porre un freno alla tratta e allo sfruttamento generalizzato dei migranti, proteggendo le loro vite, e consentire un inserimento lavorativo equo e dignitoso. Ma l'aspetto più innovativo è quello contenuto nell'articolo 2, che impegna testualmente a ridurre i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare il proprio paese d'origine, cioè le guerre e i disastri ambientali, favorendo allo stesso tempo politiche di cooperazione condivise e paritarie con quei paesi, per consentire uno sviluppo autonomo e rientri volontari collaborativi degli immigrati. Accanto al diritto a migrare, viene perciò riconosciuto per la prima volta il diritto a restare e a tornare più ricchi di risorse nel luogo dove si è nati, ci si è aperti alla vita, al mondo, si sono costruiti i propri affetti e si è appresa la propria lingua. Cioè il diritto a restare come diviso altrettanto condiviso di quello che può avere ciascuno di noi a muoversi per cercare altrove un futuro migliore. È lo stesso concetto del resto espresso da quel sovversivo di Papa Francesco durante la sua visita in Iraq fra le macerie delle città devastate dalla guerra. Il mondo non ha preso ancora coscienza che migrare è un diritto umano, ma esiste anche quello di non migrare, impedito dalle guerre e dalle disuguaglianze economiche. Io ho finito, ora passo la parola al professor Livivacci, mi rimetto la mascherina e poi aspetto le vostre domande. Grazie Giovanna, che ha dato un quadro veramente vasto del problema e del fenomeno migratorio. Io cercherò di concentrarmi su un aspetto non limitato nel tempo, è un aspetto invece che si può affrontare solo guardando diacronicamente il tema migratorio nel nostro mondo, nel nostro complesso mondo, diciamo limitandomi al mondo occidentale, che già è molto grande, perché abbiamo l'Europa, il Mediterraneo e tutte le Americhe. L'Asia è molto più complicata, si sa molto meno, e quindi non mi azzardo a ragionare su temi di aree geografiche così lontane e così complesse. Ma quello che vorrei dire è questo. Io mi sono sempre occupato diciamo di temi di demografia e di società, diciamo. Quindi ho fatto ampio consumo di numeri, di noiosissimi numeri, e come tutte le persone che si occupano poi di fatti quantitativi, un'aspirazione è quella di riuscire a trovare delle regolarità che siano sintetizzabili con dei modelli, che siano sintetizzabili con dei paradigmi. E questo per le migrazioni non è facilissimo, perché, come dirò, siamo di fronte a un fenomeno estremamente complesso, perché ci sono vari attori. C'è il migrante con la sua diciamo con la sua personalità è dotato di una prerogativa, ne faceva cenno prima Giovanna Ceccatelli all'inizio. Muoversi e migrare è una prerogativa umana, insomma. È una prerogativa che noi abbiamo, altrimenti saremmo nati con le radici. Non abbiamo le radici, abbiamo le gambe e ci muoviamo sul pianeta, ci muoviamo sui territori cercando opportunità, fuggendo i pericoli,
secondo le nostre conoscenze, secondo le nostre preferenze. Quindi c'è una nostra, diciamo, propensione a muoverci, propria della specie umana, come di altre specie animali, peraltro. Non siamo molto diversi da altre specie viventi. Però trovare delle paradigmi non è semplicissimo, perché riflettendo, e questo è un lavoro che ho fatto, una riflessione che sono andato facendo negli ultimi tempi, si trova che raramente i movimenti migratori rispondono a dei fattori che siano misurabili e siano interpretabili con facilità. Mi spiego. Ci sono migrazioni libere, diciamo così, chiamo libere quelle migrazioni nelle quali la volontà della persona che si muove, o della famiglia, del nucleo familiare, o anche della piccola comunità a cui appartiene, è assicurata. Cioè l'individuo o la famiglia o il gruppo, insomma, si muove a seconda delle proprie preferenze, e questo non è contrastato, è una scelta, e questa scelta può essere messa in atto, se è possibile metterla in atto. Ma queste migrazioni libere sono estremamente rare, o meglio, forse sono esistite nella prima fase dell'uomo anatomicamente moderno, come si usa dire, il successore del Neanderthal, quando siamo usciti dalla valle dell'Olduvai in Africa e ci siamo sparsi nel mondo. Il mondo era vuoto, e quindi probabilmente la diffusione è avvenuta in maniera relativamente libera, cioè contrastata solo dalle difficoltà dello spostamento, ma conseguente a scelte, magari scelte obbligate, ma sempre scelte degli individui. Nel tempo però le migrazioni libere sono state relativamente rare. Nel mondo dell'antichità, nel mondo greco-romano, gran parte dei movimenti sono movimenti organizzati. E parlo di movimenti migratori di una certa consistenza, non dei movimenti di prossimità, diciamo, quelli che si fanno attorno del villaggio, andando al mercato, che sono un po' più lontani, al paese vicino, eccetera. Questi sono movimenti, diciamo, funzionali alla vita di ogni giorno. Ma parlo di migrazioni di una certa durata nel tempo, di una certa, che coprono determinate distanze. Nel mondo greco-romano il popolamento, per esempio, delle colonie, attraverso le colonie greche, è un popolamento organizzato dalle città greche, che a un certo punto decidono un trasferimento di una parte della popolazione sotto la guida di un escista, di un condottiero, di un responsabile, in altre parti del Mediterraneo. In Italia se ne contano 25 o 30 di queste colonie, soprattutto nell'Italia meridionale. E questa era una migrazione organizzata, non una migrazione volontaria o necessariamente volontaria. Nel mondo romano, gran parte delle migrazioni sono migrazioni collegate, per esempio, all'attività militare. Sono i veterani che ricevono terre al termine del loro servizio militare, ventennale o venticinquennale, e formano delle colonie. E gran parte della diffusione del popolamento in Italia si deve all'attività militare, quindi all'insediamento di veterani, delle loro famiglie, poi nelle aree della pianura padana o altrove nella nostra penisola. Oppure sono dovute all'attività militare nei limes, i confini del Reno, diciamo, e quello del Danubio, sono migliaia di chilometri, che erano presidiate da decine e decine di legionari, con le loro stazioni che poi diventavano fortificazioni con dei piccoli villaggi intorno. Era migrazione che era dovuta all'attività militare. Quindi non volontaria, non organizzata in qualche modo. O ancora le grandi migrazioni dei popoli
dei popoli, diciamo, chiamiamoli così, barbari, che vengono dalla Germania, che vengono dall'est, dalle pianure, dalle steppe dell'Oriente. Sono migrazioni di collettività, non di individui, ma di collettività, che a un certo punto prendono la decisione, forse attraverso decisioni dell'elite, forse attraverso la decisione del capo, di spostarsi. E quindi sono migrazioni che obbediscono ad altro tipo di motivazione, non necessariamente alla convenienza individuale, ma alla convenienza del gruppo, che in qualche modo si sposta da una parte all'altra. E quindi le migrazioni libere sono state nel tempo relativamente poche, perché è prevalsa quasi sempre la organizzazione o la forzatura delle migrazioni. Gran parte delle migrazioni avvenute nel passato sono migrazioni forzate. Non parlo della tratta degli schiavi. La tratta degli schiavi è la grande migrazione dall'Africa alle Americhe, sono 11 o 12 milioni gli schiavi che sono stati trasportati dall'Africa all'America. Quindi è una migrazione del tutto completamente forzata. Ma anche gli altri movimenti verso le Americhe sono stati organizzati in gran parte, certamente quelli spagnoli e quelli portoghesi. Quella del Nord America è dovuto, diciamo, più a una, quasi a una fuga che dei gruppi religiosi e dissidenti, che non a una decisione, diciamo, di convenienza. Quindi questa. Poi ci sono state migrazioni organizzate deliberatamente dagli stati assoluti. Per esempio, ci sono casi di grandissimo interesse, le cosiddette figlie di Roi, le figlie del re, cioè di Luigi XIV. Sono le donne, le ragazze, le giovani ragazze, prese da degli orfanatrofi o dalle istituti di carità, che furono trapiantate, trasportate in Canada, dove già c'era qualche migliaio di immigrati, prevalentemente uomini delle che vivevano come boscaioli, come cacciatori, e quindi per favorire il popolamento portano queste mille ragazze che praticamente si sposavano appena messo piede sul territorio canadese, e che hanno queste coppie iniziali di questa migrazione organizzata dallo Stato, producono una discendenza, hanno un effetto, come si usa dire in genetica, fondatore, cioè poche coppie che determinano una grande popolazione. In realtà sono un migliaio di ragazze con qualche migliaio di uomini che già erano lì, e che nel giro, praticamente la popolazione canadese-francese attuale, che si è di 7-8 milioni, sono geneticamente discendenti per il 70-80% da quelli primi pionieri, frutto di una migrazione organizzata. Oppure la migrazione dei tedeschi, migrazione organizzata da Caterina II, da Caterina la Grande, è una migrazione di coloni soprattutto del Palatinato. Sono 30.000 che vengono, praticamente rispondono a un bando, e vengono organizzati e trasportati nelle terre del Volga, e questa collettività cresce enormemente perché hanno grandi terre a disposizione, vaste, quindi hanno risorse naturali, anche se sono arrivati lì dopo un viaggio estremamente avventuroso, e vivono nelle grandissime difficoltà. Ma questi 30.000 coloni degli anni 70 del Settecento, alla fine dell'Ottocento erano diventati mezzo milione, quindi c'era stata una grande crescita di questa migrazione fondatrice, però una migrazione organizzata. Forse la grande migrazione libera è quella che avviene nell'Ottocento, cioè la migrazione di cui ha accennato Giovanna prima, cioè la grande migrazione europea verso oltreoceano. Quella è una migrazione che in realtà è stata organizzata dagli individui, dalle persone. Non è stata voluta, non è stata organizzata, non è stata forzata, è stata una migrazione relativamente, sempre si parla relativamente libera, che gli stati europei
che nell'epoca del Settecento, fino a tutto il Settecento, in epoca del mercantilismo, erano gelosi delle proprie popolazioni, quindi molto spesso ponevano ostacoli o addirittura penalità all'uscita dal paese, perché veniva considerata una perdita di risorse la immigrazione. Quindi se non era vietata era ostacolata. Beh, nell'Ottocento queste preclusioni cadono, praticamente tutti i paesi europei nel corso dell'Ottocento adottano legislazioni liberali per cui è possibile emigrare, le restrizioni vengono abolite, in Austria era un reato addirittura fino a era considerato un tradimento l'uscita dal paese e si perdeva la cittadinanza, quindi non c'era più possibilità di rientrare. Anche in tutta l'area germanica c'era, e in Russia si perdeva la cittadinanza se si usciva dal paese per migrazione, non si poteva ritornare. Alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, queste preclusioni cadono, e dall'altra parte invece nei paesi di arrivo non ci sono barriere, cioè i paesi di arrivo sono tutti favorevoli all'immigrazione, quindi c'è una migrazione estremamente libera fino alla Prima Guerra Mondiale. E questo è forse l'unico caso di grande migrazione, perché ha portato una cinquantina di milioni di europei a spostarsi oltreoceano, soprattutto appunto in America del Nord, ma anche nell'America del Sud, anche in Australia. Quindi è una migrazione libera che poi si esaurisce con la Prima Guerra Mondiale, perché tutti i paesi poi chiudono o restringono le porte all'immigrazione durante la guerra e nel periodo tra le due guerre, epoca della crisi economica, e fino al giorno d'oggi, come sappiamo, le migrazioni internazionali sono soggette a grandissimi vincoli. Quindi mentre è libera la migrazione interna ai paesi, e le Costituzioni si affrettano tutte a dichiarare che la migrazione interna è sempre una migrazione libera, quella internazionale raramente, quasi mai è libera, non c'è una libera scelta. È difficile, diciamo, mettere in un modello i movimenti migratori quando ci sono altri fattori potenti che la autorizzano o la vietano, fattori potenti legati soprattutto alla politica. Quindi questa idea che la migrazione si possa in qualche modo costringere in schemi e modelli che ci permettano di interpretare, di proiettare, di interpretare il passato, eccetera, va un pochino messa da parte. Qui è soprattutto la storia dei casi che va approfondita, e molto spesso questo non viene fatto adeguatamente. Quindi credo che ci sia una grande necessità di approfondire i meccanismi di casistiche che nella storia sono state estremamente diverse. Per esempio, ritornando indietro alle migrazioni organizzate, gran parte del movimento medievale nel centro dell'Europa, dal 1100 alla Grande Peste, diciamo così, è una migrazione organizzata. Sono i grandi proprietari terrieri, sono i margravi, sono i vescovi, sono gli ordini, i grandi ordini, grandi e ricchi ordini religiosi che organizzano la migrazione al di là del Reno, al di là dell'Elba, verso l'Oder, verso l'Oriente. E lo organizzano in maniera molto dettagliata, perché reclutano le famiglie, forniscono le famiglie di capitali, li aiutano nel viaggio, li sostengono nell'insediamento. C'è sempre un misuratore, un popolatore che misurava lo spazio disponibile per impiantare un piccolo villaggio e assegnava le terre, quindi c'era una pianificazione. C'era un investimento negli animali da lavoro, un investimento nelle semente, quindi si organizzava, era un'impresa
diciamo, capitalistica in qualche modo, e senza quella forse non ci sarebbe stato un popolamento spontaneo delle parti di tutta la parte orientale del continente europeo da parte delle popolazioni germaniche, fiamminghe e olandesi. Quindi anche questo è un fenomeno interessante. Senza questa imprenditorialità, diciamo, semi-para o pre-capitalistica, le migrazioni forse non ci sarebbero state. Quindi questo è stato un grande questo Drang nach Osten, no? Il cammino verso Oriente non ci sarebbe stato. La migrazione americana, grande migrazione nel continente americano, è un altro aspetto della migrazione libera. Il territorio americano, la frontiera americana che al momento dell'indipendenza è praticamente al di là degli stati che lungo la costa atlantica del New England, del Middle America e degli stati del sud, diciamo lungo la costiera americana, nel giro di un secolo il popolamento, attraverso migrazioni, ondate di migrazioni successive, arriva alla valle del Mississippi, poi arriva alle montagne rocciose e praticamente copre tutto quanto il continente con ondate successive. Questa è una migrazione che non è stata ostacolata, anzi è stata in qualche modo favorita. C'era l'atmosfera favorevole alla migrazione, era legata a quel motto che era "Go West, young man, and grow with your country", cioè vai verso l'ovest, giovane, e cresci con il tuo paese. Questa era una specie di karma, una specie di incoraggiamento che rimane una frase tipica, non si sa bene chi l'abbia detto la prima volta, forse nessuno l'ha detto per la prima volta, è venuta fuori questo paradigma, no? questo modo di dire. E questa è stata una migrazione libera. Oggi non abbiamo più migrazioni libere, abbiamo migrazioni che possono essere regolate, che sono o sono irregolari, o sono forzate, e di migrazioni forzate purtroppo c'è una grande e lunga storia. Gran parte delle migrazioni europee del XX secolo sono state migrazioni forzate durante la Prima Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale, con il rifacimento della carta geografica dell'Europa, e si sono spostate intere etnie da una parte all'altra, e durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, anche all'interno di singoli paesi. L'Unione Sovietica ha spostato intere collettività da un capo all'altro del continente russo. Lì, anche se era una migrazione interna, è come fosse stata migrazione internazionale, quando i tedeschi venivano spostati in Kazakistan o in Siberia, o i tatari o i turchi, eccetera, o i greci, sono state grandi migrazioni forzate internazionali. Quindi quando si parla di migrazioni si parla di fenomeni estremamente complessi, soprattutto quando si va a vedere quali sono stati i meccanismi che li hanno determinate. Quindi il globo certamente si è riempito, le migrazioni si sono diffuse su tutta la Terra, ma si sono diffuse con metodi, modi, paradigmi estremamente diversi che solo la ricerca storica, unita naturalmente alla ricerca quantitativa, riesce in qualche modo a mettere in ordine. E io mi fermo qui perché il nostro tempo direi che è esaurito. Se ci fosse qualche domanda per Giovanna o per me, siete invitati a farla. Non so come il segnale potete aprire i microfoni aprire i microfoni e potete o salutarci o fare domande o dire quello che volete. Mi rimetto la mascherina onde. Per far vedere che qui siamo regolari. Sì, anche io siamo regolari. Però se nessuno ci dice nulla. Ho alzato la mano, posso?
Sì, prego. Posso? Grazie. Ho una domanda per tutti e due, in qualche modo. Con Giovanna Ciccatelli abbiamo un po' ripercorso, e lei con forza ha affermato il diritto a migrare. E invece nel secondo intervento, Massimo Livi Bacci, abbiamo visto il divieto, il senso proprietario in qualche modo della popolazione all'interno di un paese, di uno Stato, quasi reato insomma in qualche modo migrare. E allora la domanda, e poi appunto questa ormai migrazioni libere quasi scomparse. La domanda è questa, è sul diritto di migrare. Allora, come nasce in realtà il diritto, questa percezione che migrare è diritto, che oggi è così, si è persa, direi, nel sentire comune, perché tali e tante sono i limiti, tali e tante sono le regole e i respingimenti, che questa percezione che sia un diritto mi sembra insomma piuttosto non diffusa. Insomma, come nasce questo? Ecco, la domanda è questa. Giovanna, tu hai riflettuto su questi temi. Un po' quindi... accennato. Nasce con la è un diritto antichissimo, perché le persone non solo si spostavano da un paese all'altro, ma erano ben accolte, c'era un diritto all'ospitalità, un dovere di ospitalità che era molto favorita perché portava da altri luoghi nuove conoscenze. Se pensiamo che le migrazioni hanno diffuso e mescolato conoscenze, confrontato lingue, in realtà fondato e aumentato la civiltà di tutto il genere umano. Poi con l'inizio della modernità e, come dicevo, il riconoscimento di alcuni principi universali su cui si sono fondate le democrazie, vengono codificati da trattati internazionali, universali, sottoscritti da tutti i popoli. E fra questi il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale. Poi in realtà c'è un capitolo del libro dedicato proprio alle contraddizioni tra questi principi fondamentali e le normative e le legislazioni nazionali, che di fatto lo negano. Senza contare che appunto le trasformazioni operate sul pianeta da tutto quello che sappiamo, di cui si parla moltissimo, il cambiamento climatico, le devastazioni ambientali, da una parte inducono a immigrare le persone che non possono più vivere nel loro paese, dall'altro preoccupano quelle dove queste persone tendono ad arrivare. Quindi è un diritto, a volte, come ha spiegato il professor Livi Bacci, è un obbligo, però, e quindi è un fenomeno estremamente intricato e complesso, però è anche un diritto negato, un diritto continuamente contestato. Ma soltanto se il mondo lo affronterà insieme lo potrà mai risolvere, no? Perché è possibile che ciascun paese lo risolva normativamente e organizzativamente per proprio conto. Ecco, sì, è un diritto, non lo so, ecco, è una domanda giusta. Ora, noi riconosciamo solo il diritto di uscire dal paese, ma non riconosciamo il diritto di entrare nel paese. Questo è il punto. E io credo che, diciamo, una cosa è... considerare la migrazione come un fenomeno, come una specie di lievito in qualche modo della società, che quindi nel lunghissimo periodo ha prodotto benefici, ha prodotto crescita, ha prodotto
varietà, prodotto evoluzione, sicuramente è così. Però io credo che nella grandissima parte della storia la migrazione sia stata sempre sofferta dai popoli che ricevevano i migranti, sofferta in maniera più o meno pacifica o più o meno conflittuale, ma non è mai stato un pasto gratis, come si usava a dire. Forse solo là dove c'erano territori relativamente spopolati o addirittura spopolati, allora questo diritto, o meglio questa propensione naturale, perché noi stiamo parlando di una propensione naturale più che di un diritto, questa propensione naturale ha potuto esplicarsi senza ostacoli, diciamo, senza ostacoli esterni. Ma dal momento che le società si sono organizzate, i gruppi che entravano in contatto dovevano in qualche modo contrattare la loro nuova vicinanza. E credo che la storia sia ricca di questi esempi. Certe volte questo contratto è stato un contratto positivo, un contratto bene accettato, altre volte è stato conflitto. È stato conflitto più o meno duro, più o meno aspro, più o meno sanguinoso. Però da qui a dire che c'è che questo diritto è un diritto assoluto, e questo io ho qualche esitazione. Non che non sarebbe bello che così fosse, ma ho l'impressione che questo sia un utopico, e quindi, essendo utopico, la politica non arriverà mai a risolvere questo nodo. Ecco, questa è la mia Eppure la maggior parte delle cose che conosciamo, chiamiamo l'esempio più banale, dalla cucina all'arte, alla musica, è frutto di contaminazioni, di scambi fra popoli e luoghi diversi. Tutte queste cose non ci sarebbero se tutti fossero stati fermi, no? E nessuno si fosse mosso. Ma io non dico che l'immigrazione non sia positiva, dico che è positiva, ma è positiva, nonostante che sia positiva, è un fenomeno che in qualche modo va contrattato tra i gruppi. Ma oggi poi. Quindi questa contrattazione non è semplice. Sì, ma ogni contrattazione ha dei limiti. Io sono vaccinato, quindi potrei anche stare senza la mascherina. Ma è assurdo pensare che sia possibile in qualche modo porci un limite, non solo, ma che la politica di ciascun paese lo possa affrontare, come dice il Global Compact, appunto, che lo possa affrontare e risolvere da solo. Vogliamo sentire se la nostra interlocutrice vuole ribattere, o meglio, più che ribattere, aggiungere. Io sono molto d'accordo con questa constatazione che è un diritto, ma in effetti forse va contrattato. Se va contrattato non è del tutto un diritto. C'è insomma una tensione, un conflitto, mi pare a me, tra quello che è un diritto, ma ecco, potremmo dire che è un diritto, fa parte dei diritti umani, e allora però entra in contrasto con i diritti del cittadino, con all'interno. In ogni modo c'è quella cosa che ha detto Massimo Livi Bacci, mi pare che si deve partire da lì. C'è un diritto a uscire, ma non è riconosciuto un diritto a entrare. Cioè, quindi va riconosciuto questo diritto a entrare. E questo è negoziazione. E quindi sì, questo aspetto della negoziazione mi sembra che sia un elemento importante. È anche vero che, e lo vediamo, abbiamo visto in tutti questi mesi, che se questa contrattazione non la fa un singolo paese, insomma, questo ha ragione Giovanna, certo. Montelli, cioè questa
questa contrattazione deve essere negoziata. Insomma, è una storia molto difficile, anche dolorosa, insomma. Non c'è dubbio. Sì, c'è un altro esempio molto significativo, che è la differenziazione fra i passaporti che sono concessi agli abitanti dei diversi paesi. Ci sono paesi, in primis il Giappone e gli Stati Uniti, e anche di molti paesi europei, anche il nostro è abbastanza avanti in questo senso, che consentono di entrare in tutto il resto del mondo. Ci sono altri passaporti molti di nazioni africane, di nazioni del Medio Oriente, uno degli ultimi è quello dell'Afghanistan, dove praticamente non ci si può muovere se non per entrare in due o tre paesi. Sì, però scusa Giovanna, ma si tratta di viaggi. Io posso andare in 181 paesi del mondo con il mio passaporto tuccio italiano, ma se poi mi trattengono mi buttano fuori a calci nel sedere, quindi voglio dire, non ho un diritto a migrare, ho un diritto a viaggiare o a risiedere temporaneamente, ma sottoposto a molte limitazioni. Oltretutto poi ci sono paesi che non possono nemmeno viaggiare, quindi quello è addirittura una limitazione ulteriore. Sì, ma cambia molto se una persona va lì per comprare, spendere o portare e depositare la propria pensione, come sappiamo, oppure no, insomma, cambia molto a seconda delle condizioni economiche del paese di provenienza e dell'individuo che le possiede, insomma. Certo. Ci sono chiedono un visto ad alcuni paesi, ad altri no. Se io vado con un milione di euro in Costa Rica, mi danno la cittadinanza e mi danno il passaporto che voglio. Però questo stiamo andando un po' oltre il discorso. C'è qualche altra curiosità o domanda? Curiosità a cui magari potremmo anche rispondere, magari no, perché questo è un campo così sterminato. E se non ci sono forse altre... Aspetta, vediamo. Posso? Come no? La parola, posso? Sì, diamo. Allora, no, io non ho... Maria Pancelli. Io avrei tante domande da fare, ma domande... Ma ce n'è una sola? No, domande di un ignorante, perché come sapete faccio un altro mestiere. Io vorrei soltanto fare una testimonianza di una lettrice appunto non specialista, perché la domanda che ha fatto Anna Scattino è una domanda importante, pertinente, da storica. La povera germanista però si è appassionata a questo Atlante e credo di avere percepito la passione con la quale Giovanna Ceccatelli ha scritto e le ragioni profonde per cui si è messa a fare anni di lavoro per mettere insieme un libro coraggiosissimo, perché mettere insieme tutto questo fenomeno la cui complessità appare chiara anche dalla vostra esposizione, è un atto veramente di coraggio grandissimo. Mette insieme episodi apparentemente piccoli, per esempio il razzismo di Indro Montanelli, no? La conferenza di Berlino, punto essenziale di svolta in una fase che determina molte migrazioni. Ma poi è un libro che mi suscita infinite connessioni. Le migrazioni per ondate successive, di cui accennava
qui accennava Livio Bacci, mi fa venire in mente la controversa questione degli Etruschi, che soltanto di recente sappiamo che non è stata la civiltà etrusca, mille anni di civiltà etrusca vengono attraverso ondate successive di Fenici, eccetera. Ecco, questo per dirvi le infinite le sollecitazioni di questo libro, coraggioso, ambizioso, sono tante. Il punto centrale credo sia quello che ha chiuso, con il quale Giovanna ha chiuso il suo intervento, e cioè il diritto a restare. Il diritto a restare, a non interrompere la catena di formazione e la catena di vita. Ecco, in questo nodo dolente, il diritto di uscire, il diritto di restare, sta il segreto di questo bellissimo libro. Ecco, io ho finito, mi scuso. Grazie, Maria, sei sempre una lettrice molto, molto cara di quello che faccio, ti ringrazio. Sì, ma in effetti è stata un'impresa veramente incredibile e non lo possiamo risolvere, insomma, se non affermare alcuni principi che io considero anche etici, e non c'è nulla di male a dirlo, perché abbiamo anche delle necessità, no, di affermazioni etiche talvolta. Comunque è così, è fra uscire e entrare che tutto si svolge e si complica, insomma, nel tempo e nello spazio. Uscire, entrare e restare. Qualche